a tutti quanti. Quale può essere un modo per salutarci intanto tutti quanti insieme? Mimma, un modo collettivo di salutarci e di farci un applauso tutti quanti, proprio un applauso che dà l'inizio a questo viaggio. Anzi, prima voglio cominciare presentandovi, anzi facendo in modo che ogni poeta proprio si presenti. Cedo questo megafono e così voi conoscerete i poeti che viaggiano con noi, che sono Paolo Ruffilli, Roberto Mussati, Domenico Conoscenti, Maria Gabriella Roberto Tazzarelli. E poi c'è Elio Pagliarani. Innanzitutto volevo dirvi che i bambini in questi giorni che hanno fatto insieme a noi hanno fatto una sorta di così, hanno disegnato come siete, non disegnato, proprio hanno immaginato com'è un poeta. Allora io volevo tirare fuori questo cartellone e chiedervi se veramente siete così diversi, perché eravamo così diversi. Per esempio mi viene subito davanti, ragazzi, mi viene subito davanti una cosa scritta da un bambino: è buono di carattere. Io sono buonissimo, Ruffilli è cattivo, dipende se poeta è poeta. Io non credo che il poeta in quanto poeta sia più buono di un altro, può avere tutti i difetti che hanno gli altri. Però la domanda, anzi l'affermazione, perché questa non era queste non sono domande, sono ipotesi e affermazioni, ha qualcosa di vero in questo senso. Il poeta non è più buono degli altri, ma se veramente un poeta vive la vita ha un'intensità maggiore, ha un livello di intensità molto alto continuamente, si vive molto intensamente la propria vita, vive molto intensamente il rapporto con il mondo che lo circonda, sia il mondo della natura, sia il mondo della vita, delle cose, degli oggetti, delle persone, delle relazioni. In questo senso è giusto dire che il poeta è buono perché è in armonia e perché non rifiuta ciò che lo circonda, non rifiuta gli altri. Spesso però per esprimersi, per scrivere le proprie poesie, assume anche il suo carattere, può diventare scontroso, indurirsi, o a seconda dei casi, no? E non risultare poi oggettivamente buono come altre persone che non scrivono. Indubbiamente il poeta, se è tale, ha una buona disposizione verso la realtà, ha una buona disposizione perché chi scrive in qualche misura crede che la parola serva a qualcosa, e chi crede che la parola serva a qualcosa non è uno che ha una cattiva idea dell'esistenza e del mondo. Spesso ha un'idea molto critica, molto polemica, ma non necessariamente cattiva. Questo non lo trasforma in un uomo migliore degli altri, però indica che c'è una buona disposizione verso la realtà. Questa è la mia opinione. Roberto Mussano. Per me la parola carattere, per deformazione professionale, mi fa pensare al carattere tipografico e non al carattere di cui si dice nel pensiero. E i caratteri tipografici sono diversi e tutti buoni, molto interessanti. Ho sempre giocato con i caratteri, in qualsiasi epoca della mia vita, anche quando ero giovanissimo, quando prima ancora di cominciare l'asilo e poi all'asilo, e per me la cosa più affascinante era, quando ho imparato, ho cominciato a scrivere, trascrivere una parola, la stessa parola, in tanti caratteri diversi. Quindi il mio carattere è molto buono. Buongiorno, sono Maria Gabriella, mi ripresento. Io non so se ho un buon carattere, bisognerebbe chiederlo alla mia famiglia, a mio marito, a mia figlia, a mia madre. Comunque ho carattere, sicuramente. È importante avere carattere, perché il carattere ti indirizza anche a scegliere, a autodeterminarsi, a essere consapevoli di sé, a crescere in ogni caso. Beh, il mio carattere, così, da sin
piace mangiare. Vediamo, è così? Certo. Non smodatamente, ma il poeta deve avere gusto. Se comincia a non apprezzare il cibo, da dove parte? Beh, io con il cibo non ho un buon rapporto, perché passo continuamente da tentativi di dieta alle grandi abbuffate, come per esempio ieri sera. Mi sono pentita, ma fino a un certo punto. Il poeta non solo ama mangiare, ma anche bere. E anche tutto il resto, che non stiamo più a nominare. Tutto è possibile e tutto è praticabile. Che trascura la moglie. Secondo me è proprio una cosa che ci devono chiarire i poeti. Poi magari Maria Gabriella ci dirà se trascura suo marito. No, ma no, non ho letto la frase, trascura la moglie di chi? Allora, qui c'è un'altra cosa che vi faceva notare Rita. Allora, il poeta, un uomo che canta e poi alla fine sviene e si sente male. No, quello lì è il poeta della domenica. Il poeta non canta, non sviene e non si sente male. No, quello è il... Quella è la persona che ama esibire le proprie emozioni ed è incapace di tradurle in poesia. È proprio quello che non è poeta. Sentite, sì.